Unica nel centro-sud Italia, è stata inaugurata nel laboratorio di fisica tecnica della Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila la camera climatica. La macchina servirà ad analizzare la risposta dei materiali usati in edilizia agli agenti termici. Una sperimentazione essenziale per le aziende nella ricostruzione massiva della città dell'Aquila, ma anche importante nella ricerca dell'Ateneo. Importante perché nella ricostruzione dell'Aquila dopo il terremoto si stanno utilizzando pareti formate da nuovi materiali che non sono stati mai testati, cioè dei quali non sappiamo né qual è la risposta agli stress termici tipici delle nostre zone che vanno appunto da temperature di meno 20 a temperature di più 40 gradi, né qual è il degrado che la loro performance termica può avere nel tempo in base alle condizioni appunto di temperatura, di umidità e poi l'influenza che questi nuovi materiali che vengono adesso utilizzati in modo indiscriminato dalle aziende della ricostruzione possono avere anche sul comfort interno, perché in alcuni casi sono dei materiali che potrebbero rilasciare anche delle sostanze tossiche e quindi nel tempo diciamo creare dei problemi, visto che le abitazioni non sono dotate di dispositivi di ventilazione, di impianti di ventilazione. A questo laboratorio, questa cosiddetta camera calda, in realtà esiste da molto tempo come laboratorio, era poi andata in disuso, era diventata un po' obsoleta tecnicamente, è stata l'occasione avendo rinnovato tutti i laboratori qui a Roio, è stata l'occasione anche per rivedere complessivamente questo laboratorio e renderlo assolutamente allo stato dell'arte, anche un pochino oltre, come abbiamo sentito, lo stato dell'arte rispetto a quello che esiste nel panorama italiano. Si arriva a un risultato come questo intanto perché ci sono le competenze umane, quindi c'è stato sempre un gruppo di ricerca molto attivo che ha dato contributi importanti e che ha offerto anche le proprie strutture laboratoriali per le ricerche esterne o anche le prove esterne.